Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un ragazzo che ha fatto top 8 al torneo GOT che si è svolto qui a Rimini e adesso ci fa vedere un po' la sua lista e ci dice com'è andato il torneo. Ok, allora, la lista è un Chaos Warrior. Sì. E, allora, mostri, gioco due Kiko. Ok. Oscurità è forte, dà un sacco di fastidio. Sì. Chaos. Mai sentito bisogno del terzo? In main no, probabilmente inside l'avrei aggiunto. Sicuramente in main non c'è spazio perché ci sono già tanti oscurità buoni e al massimo se avessi dovuto aggiungere qualcosa avrei aggiunto qualche luce. Ok. Ho sentito la mancanza. Quindi vuol dire anche che forse non hai preso neanche tanti caos, o sbaglio? Ne gioco solo un sorcerer e un BLS. No, e... dico contro di te, hai preso dei mazzi caos o... Ne ho presi due, i primi due turni e basta, okay. Mi sembra. Quindi più su sette round praticamente? Sì, su sette round ho beccato due caos, okay. Se non sbaglio, e qualche warrior, però non mi sembra che mi abbiano mai poi, giocato. BLS e sorcerer, ok. Esatto. Ne gioco solo questi due perché come ho detto i mostri luce e oscurità, certo, sono pochi. Addirittura sto pensando o di togliere il sorcio o di aggiungere più mostri luce e oscurità, perché ho visto che spesso e volentieri facevo fatica a giocarli. Sì. Soprattutto una partita, se non ricordo male, ho briccato perché avevo questi due e nient'altro. Ok. Poi gioco due spadaccini mistici. Ok. Sono fortissimi, distruggono un sacco di mazzi, mi fanno giocare settate. Stessa motivazione, Cavaliere Lama. Certo. Soprattutto 2000 luce, si può searchare, quindi è fondamentale per il mazzo. Sì. Poi guerrieri in 1 per da cercare con rinforzi, c'è 1 per di Sasuke, sì. Luce, guerriero, quindi posso searchare, alto attacco, soprattutto passa... Sì, ci sta, è un tool importante. Ci puoi togliere le spie, soprattutto, mi ha aiutato molto per quello. Poi 1 per di Zombira, perché okay, è un dark searchabile, passa sopra il gorilla, passa sopra le spie... Mi è stato veramente molto utile, sicuramente non lo toglierò. Ok. Non ne giocherei sicuramente un secondo perché col fatto che non può attaccare diretto può briccare. Una partita, certo, l'ho persa contro un altro warrior perché ho visto solo lui, l'unico, okay, mostro, non potevo fare nulla. Uno per di forza esiliata, sì, uno per di Warrior Lady, uno per di Donzalug. Donzalug, sinceramente, se trovassi un altro guerriero oscurità migliore di lui lo toglierei, mm-hmm, perché se sei in vantaggio magari ti vince la partita, mm-hmm, però altrimenti è 1400-1500, almeno sarà perché ho visto molti warrior, ma certo, ci fai poco. Attualmente un ragazzo che sta giocando da top 8 gioca ad esempio Flash Assailant, che è vero, sì, che non è warrior, quello però è un bitone dark. L'ho visto, quello probabilmente ci lo può potrei stare. Testare. Okay. E questi sono i mostri. Poi spell, 2 per di nuovi l'uomo, certo, 2 per di rinforzi, certo, quel mazzo è forte, ovviamente la trinità, certo. Poi un 3 per di Book of Moon, sì, mi è stato molto utile, forse lo abbasserei a 2. Ok. Poi tifone, tempesta, sì, steel, si può per aprire. Ok. Poi per trappole, tre solemn, sono utilissimi, certo, tanto sei tu quello che aggredisce, quindi pagare punti vita per togliere riflesse e cose del genere è ottimo. Sì. Poi due dispositivi, okay, utili, non mi hanno soddisfatto del tutto, forse li cambierei con qualcos'altro, però non so bene cosa. Ok. Due Sakuretsu, okay, classico, proteggi i tuoi mostri, quello che serve, forza riflessa, ring, quello che ho. Perfetto, ti chiedo due cose, e soprattutto sul reparto trappole, ad esempio ho notato la mancanza del tributo torrenziale e delle trap da shot, okay, se ci spieghi un po', allora, perché non l'hai giocato. A parte che mi sono dimenticato, oltretutto un'asura contro quel, okay, control e un breaker, me li ho persi qua. Va bene. Ok. 40 carte in totale di main? Sì, 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 40, okay, carte. Allora, il tributo torrenziale non l'ho giocato perché... e non mi pento di non averlo giocato perché spesso e volentieri sei tu quello che ha più mostri in campo. Sì. Per cui di situazioni in cui avrei tirato tributo torrenziale e mi avrebbe dato vantaggio carte, ce ne sono
state poche o nessuna. Sì. Per cui sinceramente non penso sia utile, però ovviamente ce l'ho inside. Può essere utile nel mirror o contro comunque mazzi dove potreste ritrovarti in svantaggio di board. E quindi ho giochi di side, le dashot pure le ho inside. Okay. Va bene. In realtà le ho inserite un po' all'ultimo momento perché avevo spazio da riempire, alla fine non le ho mai sideate. Sì. Le ho sedate giusto una volta perché primo game il mio avversario aveva briccato abbastanza male, quindi non gli ho visto niente. Allora mi sono detto, okay, secondo me mi metto le dashot così se mi capitano riesco a vedere qualcosa in più e capire cosa sia. A parte quello non le ho mai usate. Poi inside ho un'altra Asura. Ok, secondo, certo. Chi gioca Scape è molto utile. Sì. Ho un virus, soprattutto per il mirror. Mi ha vinto una partita contro quello che giocava il 2000-2000 oscurità. Due schiacciare, principalmente contro mazzi che riescono a mettere cose più grosse dei guerrieri, contro chi gioca le spie. In generale, certo, utile. Staple. Mind Control non l'ho sideato mai se non l'ultimo in top 8 contro il Barn. Perfetto. Perché gli volevo provare a fregare un Deathquala o qualcosa del genere. Sì. La carta che penso di aver sideato di più, che sono tre tornadi di polvere, ottimi se parti primo, al secondo o al terzo game, perché hai perso prima. Sì. Che ti permettono di togliergli la back prima che possano fare nulla. Certo. Due buchi trappola senza fine che ho sideato solo all'ultimo turno contro Reasoning Gate. E due risucchio magico sempre contro Reasoning Gate. Ok. Perfetto, il risucchio magico mi è sembrato come carta, che siccome è un po' particolare. Sì, devo dire che se non sbaglio l'ho tirata due volte. Sì. Una volta lui aveva la spell, quindi è stato un po' inutile, l'altra ha counterato bene. Ok. Diciamo così, probabilmente dovrei testare di più per decidere se tenerla oppure no. Perfetto, grazie mille per averci mostrato la tua deck profile e per averci dato le spiegazioni. Speriamo insomma di rivederci un altro video e ciao a tutti.